La conferenza di oggi si intitola Laser e pesci per capire il cervello. E quindi questa conferenza si riallaccia all'altra relazione di questo ciclo del professor Maffei, che ci ha illustrato la struttura, il funzionamento, la crescita e i problemi, diciamo, anche patologici del cervello, particolarmente in relazione all'ambiente e come è influenzato dall'ambiente, e in base, diciamo, a dati caratteristici e studi biomedici. La relazione di oggi va sullo stesso argomento in un altro versante, perché la disponibilità del laser, degli strumenti che usano il laser, ci ha permesso in qualche modo, come si dice, di vedere l'invisibile, cioè di esplorare il mondo microscopico delle cellule, dei neuroni, diciamo in questo caso, in una maniera diretta, dando degli stimoli e osservando le risposte. E la relazione di oggi sarà tenuta dal professor Francesco Vanzi, che è un professore di anatomia comparata e citologia all'Università di Firenze, e che in base a questa sua attività possiamo definire piuttosto, diciamo, un biofisico, nel senso che utilizza questi nuovi strumenti per uno studio diretto sperimentale del mondo microscopico in generale e del cervello in questo caso. E cedo la parola al professor Vanzi, ringraziandolo per la sua disponibilità a nome dell'Accademia dei Lincei. Prego. Buonasera a tutti, io ringrazio il professor Schettino e Anna Maria Papini per l'invito e l'idea di appunto cercare di illustrarvi oggi in che maniera utilizziamo tecniche avanzate di microscopia e i laser in particolare per investigare il funzionamento del cervello. Un altro modo di vedere questo problema è un approccio che è tipico della biologia, ovvero il rapporto che esiste tra forma e funzione. Quindi diciamo che quando osserviamo una funzione biologica, il pensiero è una tra queste, ci poniamo sempre il problema di quale sia appunto il rapporto tra la forma che consente lo svolgimento di una funzione. Quindi ci vorremmo chiedere che forma hanno i nostri pensieri, che modo abbiamo per rispondere a questo tipo di domande. Bene, introduco brevemente il concetto di forma e funzione perché è appunto alla base di questa riflessione e naturalmente possiamo osservare lo scheletro di un animale per constatare ciò che la natura ha prodotto mediante l'evoluzione, ovvero un sistema di ossa che da una parte, per esempio, possono essere piatte come nella scatola cranica per formare un involucro protettivo per il cervello, dall'altro possono allungarsi in un sistema di leve di questo genere. E che cos'è che determina queste varietà, queste forme? La forma è determinata dal genoma, quindi il genoma di ogni specie appunto specifica le forme non solo dell'apparato scheletrico, ma di tutti gli organi di un organismo. E quindi abbiamo questo rapporto tra l'informazione genetica e il genoma, che in un flusso di informazione determina le forme e queste a loro volta determinano la possibilità per l'animale di svolgere una funzione. Quindi ho scelto il ghepardo perché naturalmente la funzione della corsa oltre 100 km/h di velocità è consentita da un apparato scheletrico fatto di formidabili leve, una flessibilità straordinaria, oltre che ovviamente una muscolatura molto sviluppata. Ora, noi diciamo, sappiamo che in tutto questo poi l'evoluzione gioca un ruolo fondamentale, nel senso che le mutazioni introducono variabilità nel genoma, quindi una mutazione può introdurre una nuova forma, può modificare l'assetto di un determinato tipo di struttura e questo può comportare un vantaggio o anche uno svantaggio selettivo. E quindi in sostanza, appunto, nell'evoluzione, come mirabilmente descritto ovviamente nella prima formulazione delle teorie evolutive da parte di Darwin, noi abbiamo che le forme non solo anatomiche, ma vedremo anche molecolari,
sostanzialmente, quindi non solo lo scheletro di un animale o il becco di un uccello sono sottoposti all'evoluzione, ma anche diciamo le molecole che svolgono reazioni all'interno della cellula. E tutto questo, diciamo, è oggetto appunto dei processi evolutivi. Come dicevo, questo paradigma del rapporto tra forma e funzione è straordinario in biologia, è uno degli assi fondativi del pensiero biologico, perché si ripresenta su qualunque scala. Quindi la prima che vi ho presentato è una scala anatomica dell'ordine dei centimetri, visibile a occhio nudo, dicevo le leve dello scheletro del ghepardo, ma se noi andiamo a osservare una molecola come la miosina, che è presente nei muscoli di questo animale, come nei nostri ovviamente, e che ci consente il movimento, che cosa scopriamo? Scopriamo che la sua struttura a livello proprio molecolare, qui vediamo la struttura atomica di questa proteina, di fatto mostra una testa globulare che è quella che produce il movimento e una lunga leva che di fatto amplifica questo movimento. Quindi il concetto di leva che abbiamo visto nelle ossa del ghepardo come nelle nostre lo ritroviamo concettualmente esattamente uguale nella struttura di una molecola. Quindi diciamo è un concetto estremamente robusto su tante scale. E addirittura posso farvi vedere per esempio il movimento di questa molecola attraverso tecniche di microscopia elettronica. Si può osservare, diciamo, una successione di stati biochimici che rappresenta di fatto il camminare di questa molecola sul suo binario, che è un filamento di attina, per cui possiamo costruire dei, diciamo, modelli, ma molto verosimili, del trasporto di una vescicola da parte di questa molecola. E vedete come di fatto questa molecola cammina sul proprio binario, appunto, e però su una scala molecolare, consumando ATP e convertendo questa energia chimica in movimento. Quindi possiamo cercare di porci questo problema in termini di sistema nervoso, cioè quali sono le forme che determinano le funzioni che il sistema nervoso è in grado di svolgere. Esiste un sistema abbastanza semplice e che noi abbiamo già ben caratterizzato dal punto di vista dei circuiti, nel quale la forma, la struttura del circuito neuronale ci dà una spiegazione molto logica e completa di un certo comportamento. La funzione per il sistema nervoso centrale può rappresentare per l'appunto lo svolgersi di determinate azioni, quindi comportamenti. Quindi in questa slide mostro un comportamento di tipo evitativo del quale siamo dotati nel nostro hardware, diciamo, di circuiti che l'evoluzione ci fornisce fin dalla nascita. Il riflesso evitativo è ciò che ci permette di ritrarre il dito, per esempio, quando andiamo a toccare un oggetto arroventato, no? È un riflesso, quindi non conscio, ed è mediato da un arco che si sviluppa praticamente già anche solo con due neuroni. Qui vediamo che l'informazione relativa allo stimolo doloroso percepito da dei recettori periferici sul dito, per esempio, viene trasferita da un neurone sensitivo fino al midollo spinale, e qui può andare questa informazione ad essere trasmessa direttamente a un moto neurone che, come vedete, crea un arco, per questo si parla di arco riflesso, e va a innervare il muscolo flessore dell'arto. Quindi alla stimolazione dolorosa del recettore corrisponde l'attivazione del motoneurone e quindi contrazione del muscolo, che immediatamente, molto rapidamente, determina l'allontanamento della mano dalla fonte del danno. Naturale che quindi questa è un'ottima spiegazione, no, per un comportamento che però è un comportamento molto semplice, come dicevo, di fatto non conscio, diciamo. La consapevolezza di ciò che è avvenuto, se avete fatto esperienza, diciamo, di questo tipo di stimolo, avviene solo in un secondo momento. Prima ritraiamo l'arto, poi di fatto ci accorgiamo che è successo questo fatto, diciamo, no? Adesso però a noi interessa studiare funzioni più complesse, diciamo anche più affascinanti, no, del sistema nervoso. Quindi tutto ciò che può riguardare l'interpretazione della realtà e funzioni appunto più evolute. Allora vi sottopongo un piccolo test. Provate a leggere quello che è scritto in questo
immagine. Penso che dopo un primo momento, diciamo così, di incertezza, vi siete orientati facilmente potendo leggere, a quanto pare, non importa in che ordine appaiano le lettere, in una parola, l'unica cosa importante è che la prima e l'ultima lettera siano nel posto giusto, eccetera. Bene, ora qui noi ci possiamo porre un problema. Che cosa è successo nel nostro cervello quando questa funzione interpretativa ha cominciato a funzionare? Dopo un primo, appunto, come dicevo, momento di incertezza, siamo riusciti a capire qual era il trucco, qual era il concetto che si stava verificando in questa operazione, no, da svolgere. Però ecco, la domanda è quindi: che forma hanno i circuiti che ci hanno permesso di interpretare queste parole? Non sono preprogrammati, perché l'arco riflesso che vi ho appena illustrato effettivamente deriva da un programma genetico di cui siamo dotati fin dalla nascita, cioè la natura ci ha appunto attraverso l'evoluzione fornito questi programmi per evitare, per esempio, stimoli dannosi, no? E quindi questo arco riflesso è preesistente di fatto al momento della nascita, già formato. Ma quando abbiamo imparato a leggere, così come quando abbiamo imparato tutto ciò che nella vita, no, tutte le esperienze, anche le memorie di cui il nostro cervello si arricchisce ogni giorno, questo ovviamente non era presente nel nostro genoma e quindi rappresenta un qualcosa di acquisito, un rimodellamento delle forme. Sappiamo i termini, per esempio, della plasticità sinaptica, no? Cioè il formarsi di nuovi circuiti che ci permettono non solo di imparare parole, ma anche di capire qualcosa come un trucco. E quindi a questo tipo di funzioni che vorremmo rivolgerci per avere a disposizione tecnologie che ci permettano di capire, no, come funziona il cervello in queste funzioni così, così complesse. Qui il gioco diventa abbastanza appunto interessante perché, per esempio, questa freccia tra forma e funzione diventa bidirezionale, no? Cioè non è semplicemente il circuito che determina lo svolgimento di una funzione, ma l'esperienza, quindi il sottoporvi un problema come questo, che ha attivato certe funzioni, ma che può ripercuotersi anche nella modificazione della struttura dei circuiti. E quindi vogliamo capire come funziona, diciamo, il cervello umano. Questa è una sfida enorme. Considerate le capacità del cervello umano. Se dovessimo metterlo in dei dati, diciamo così, di natura di hardware informatico, possiamo stimare, ma è solo una stima, che la memoria del cervello si aggiri attorno a 1000 terabyte. Poi, considerando la retina come sensore visivo, questa ci fornisce un video ad una frequenza di circa 100 Hz con una risoluzione 480 megapixel. E quindi capite, l'informazione che elaboriamo continuamente è, diciamo, quantitativamente enorme, il tutto ad un consumo energetico di circa 20 watt. Quindi assolutamente minimo a confronto di qualunque computer. E naturalmente, nel seguito di questa nostra conversazione, cercherò di convincervi che un piccolo pesciolino, il pesce zebra, in particolare le larve del pesce zebra, possono aiutarci a fare dei passi importanti, grazie all'applicazione di specifiche anche tecnologie di microscopia avanzata, in questo cammino che sarà molto lungo, ma che è molto affascinante per la comprensione della capacità del cervello umano. A questo punto voglio presentarvi un piccolo spezzone di un film. E quindi passo un attimo a un altro modo di condivisione. Quindi adesso vi faccio vedere un filmato, un segmento di un film degli anni Ottanta che forse alcuni di voi conoscono, che è Rain Man. Buongiorno. Caffè? Sì, ottima idea. Sally Dips, Dips Sally.
461-0192. Come fa a sapere il mio numero di telefono? Come lo sai? Mi hai fatto leggere l'elenco telefonico ieri. Dipselli, 461-0192. Lui si ricorda delle cose, delle sciocchezze alle volte. Molto divertente, ragazzi. Sono subito da voi. Come hai fatto? Come hai fatto? Non lo so. Sai a memoria tutto l'elenco? No. Sei partito dall'inizio? Sì. Dove sei arrivato? G. G? G, Gottsecker. William Marshall Gottsecker. Tutto a memoria fino alla G? Sì, la G. A, B, C, D, E, F, G. G. Ecco, quindi, diciamo, questo è una storia vera. Quindi adesso ritorno un secondo alla presentazione. Ok. Questa è una storia vera di una persona realmente esistita, Kim Peeks si chiamava, il quale diciamo soffriva di una forma di autismo abbastanza estrema, ma al tempo stesso mostrava delle doti straordinarie. Si chiamano geni savant queste persone. Nel suo caso specifico, per esempio, era in grado di leggere due libri simultaneamente e quindi separatamente con i due occhi, elaborare le informazioni e memorizzarle istantaneamente. Quindi memorizzando le due pagine, diciamo, di un elenco telefonico a una velocità come mostrato poi appunto nel film, no? Quindi noi comprendiamo che, e poi ci può interessare moltissimo anche naturalmente questo tipo di varianti, di alterazioni, così come del resto purtroppo le patologie neurodegenerative che alterano compromettendo le funzioni del cervello. Quindi ovviamente la sfida è cercare di capire in che modo funzioni straordinarie come quelle che vi ho mostrato, così come purtroppo i danni dovuti a patologie, si realizzano nel cervello umano. Allora, una breve carrellata, perché per arrivare alle tecnologie più moderne magari ci può interessare anche un piccolo percorso. Sarò breve sulla parte più antica. Diciamo che il termine cervello compare nei papiri egiziani, quindi intorno al 1600-1700 avanti Cristo, da probabilmente dati che risalgono al 3000. Questo è un papiro che riguarda un trattato medico-militare dove si descrivono traumi, e la cosa interessante è che parla anche di conseguenze, quindi prognosi, trattamenti, e parlando di traumi cranici, per esempio, descrive un trauma della regione temporale che comporta afasia. Quindi già in qualche maniera prelude alla regionalizzazione delle aree corticali, descrivendo appunto una regione che è deputata al linguaggio. Qui per la prima volta viene utilizzato il termine appunto cervello, è in questo piccolo sequenza di geroglifici. È però solo con lo sviluppo di veri e propri approcci anatomici. Gli egiziani in effetti avevano, diciamo, uno studio anatomico del corpo umano non indifferente, ma non per quanto riguarda il cervello, perché il cervello nei processi di mummificazione veniva demolito, asportato in maniera demolitiva. Invece Alcmeone di Crotone, appunto, documenta dissezioni del cervello nel quale osserva dei canali, di fatto i nervi ottici, che collegano l'occhio col cervello, e propone che quindi l'informazione visiva venga elaborata da questo organo. E in realtà diciamo che Aristotele pone un freno a questo processo, perché riporta alla centralità dell'essere il cuore, ovvero parla del calore, del fluido vitale che viene spostato dal cuore, naturalmente, che è l'organo più importante, e il cervello, secondo lui, serviva solo quasi come dissipatore, come radiatore, diciamo così. Per lungo tempo questa è stata la visione che naturalmente impostata da Aristotele, secondo Ipsedixit, ha tenuto banco nella scienza. Ma piano piano, nei secoli successivi, diverse osservazioni interessanti vengono fatte sul cervello. Primo Galeno, che praticamente, per svincolarsi un po' da questo macigno posto da Aristotele sulla considerazione del cervello, distingue uno spirito vitale e uno spirito animale. Quindi nel sangue circola lo spirito vitale, ma nel cervello lui attribuisce, diciamo, la funzione di percezione
del mondo, controllo del movimento a carico di questo spirito animale. Quindi poi nel Medioevo sostanzialmente la medicina medievale ha cercato in che modo lavorasse questo spirito animale, concentrandosi molto su delle cavità, i ventricoli, perché si immaginava questo spirito che dovesse in qualche maniera spostarsi, no, in dei canali, in delle cavità, e quindi si descrivono i ventricoli, addirittura avete queste rappresentazioni suddividendo il ventricolo anteriore, medio e posteriore, ad attribuendo a ciascuno una specifica funzione, quindi l'anteriore per l'immaginazione, il medio per il ragionamento, il posteriore per la memoria. Lo stesso Leonardo da Vinci, in effetti, era affascinato da questo concetto, lo vediamo in alcuni suoi disegni, ed elaborò addirittura una tecnica per iniettare praticamente nei ventricoli cera liquida e ottenere dei calchi di cui poi produsse i disegni. In effetti, da diciamo maestro anatomista quale fu, produsse anche una notevole documentazione proprio dell'anatomia dei ventricoli umani. Però diciamo che bisogna arrivare al 600 affinché il metodo scientifico cominci a permettere di affrontare questo problema con diciamo una certa metodicità, per cui Thomas Willis, anatomo del 1600, pubblica un trattato esauriente di neuroanatomia, Anatomy of the Brain, e poi la svolta, diciamo, a metà del 600 viene per l'appunto dall'invenzione del microscopio. Quindi l'uso dei primi microscopi che consentì a Robert Hooke l'osservazione di fettine di sughero e il conio del termine cellula, cioè proprio la scoperta che i tessuti, sia vegetali che animali, sono costituiti da queste piccole unità ripetitive che lui stesso chiamò cells, quindi cellule. Ora, il problema delle cellule è che ce ne sono di tanti tipi, dimensioni e forme per l'appunto, e nel tessuto nervoso la difficoltà di guardarle non è da poco. Questo è un preparato di tessuto nervoso osservabile con una colorazione di quelle classiche, diciamo, dell'istologia con la microscopia ottica. Si individua la presenza di neuroni, quindi diciamo che la possibilità che questo tessuto sia fatto da cellule si intravede, ma considerate che non è stata accettata fino ai primi del Novecento, cioè l'idea che il cervello fosse costituito da cellule, mentre tutti gli altri tessuti erano, diciamo, stati studiati in maniera molto approfondita con la microscopia ottica e descritti, diciamo, come secondo la teoria cellulare. Il cervello presenta una struttura di questo tipo, dove vedete che al di là dei corpi cellulari si individua un intreccio estremamente intricato e indecifrabile. Indecifrabile, questa forma quindi ci sfugge. Ciò che noi sappiamo elabora l'informazione è la trasmissione dei dati, dei potenziali d'azione, dei segnali elettrici, che avviene in questo groviglio, cioè nelle sinapsi, nei contatti tra le cellule. E quindi vedete che le tecniche convenzionali, la microscopia ottica, non ci permette di comprendere la forma di questi circuiti. Del resto, proprio la forma del neurone stessa è sfuggita fino proprio ai primi del Novecento, fu infatti Camillo Golgi, celebre, importantissimo istologo italiano, che inventò la cosiddetta reazione di Golgi, la reazione nera, cioè quella che si chiama impregnazione argentica, un metodo nel quale, per motivi che ancora non sono del tutto chiari, trattando una fettina di tessuto nervoso con dei sali d'argento, solo una piccola percentuale delle cellule assorbe questi sali e nella reazione nera appunto diventa colorata di nero. Il fatto che solo poche cellule siano visibili elimina il background, diciamo, no? Cioè in questo groviglio viene marcato solo una piccola proporzione delle cellule e quindi tutti i loro prolungamenti, che oggi noi chiamiamo dendriti e assoni, diventano visibili. Quindi Camillo Golgi fu il primo che vide la forma del neurone, dei singoli neuroni. Nei suoi disegni noi oggi possiamo vedere tutta una descrizione dei vari tipi di cellule con tutti i loro prolungamenti e tutte le loro appunto forme diverse.
Insieme a lui, o meglio, diciamo in competizione con lui, lavorava in Spagna Santiago Ramón y Cajal, che applicando la sua tecnica arrivò a formulare, diciamo, la teoria neuronale, cioè che il tessuto nervoso e anche il cervello umano non sfuggissero alla regola generale dei tessuti vegetali e animali, cioè che fosse anch'esso costituito da cellule, i neuroni. In questo, pur avendo condiviso il premio Nobel nel 1906, i due rimasero divisi appunto dalla visione che avevano. Golgi rimase ancorato alla teoria reticolare, cioè secondo lui, e si vede anche bene nei suoi disegni, il cervello era un reticolo di queste strutture, tutte finemente collegate tra di loro, quello che potremmo chiamare un sincizio, cioè una rete unitaria. Non accettava che queste piccole cellule potessero in qualche maniera rappresentare la base per le emozioni, l'apprendimento, la memoria umana, la coscienza stessa, quindi l'identità di un uomo. Mentre Ramón y Cajal, come vedete nei suoi disegni, rappresentava queste singole cellule, singoli neuroni, e formulò la teoria in cui queste cellule costituiscono circuiti, collegandosi l'una all'altra, comunicando l'una con l'altra attraverso quelle che il termine è di sua invenzione, sono le sinapsi. Quindi, in sostanza, iniziamo a intravedere una struttura nella quale queste forme, questi circuiti, non sono altro che connessioni tra neuroni, oggi sappiamo essere molto dinamiche, che possono cambiare con l'esperienza e che quindi rappresentano di fatto il rapporto tra la forma e la funzione del cervello. E le forme sono molteplici, qui vi faccio vedere giusto qualche esempio di neuroni. Questo è uno degli aspetti più affascinanti del cervello, non solo il numero di cellule, abbiamo circa 85 miliardi di neuroni e ancor più cellule accessorie della glia. Ma mentre altri organi, pur anche abbastanza complessi come il fegato oppure il rene, sono descrivibili sulla base di una decina di tipi di cellule e quindi le loro strutture tendono ad essere molto ripetitive, il rene è un organo costituito dalla ripetizione del nefrone. Il nefrone noi lo possiamo osservare al microscopio ottico, è un tubulo di cui riusciamo a comprendere la forma e la funzione. E poi tutto l'organo non è altro che una ripetizione in parallelo di tanti di questi nefroni. Nel cervello no. Nel cervello abbiamo centinaia, forse migliaia o anche più tipi neuronali, vedete quante forme diverse tra loro. Una cellula con una struttura di questo tipo, per esempio cellule purchinie nel cervelletto, è una cellula che ha un albero dendritico estremamente, diciamo, ramificato, perché riceve decine di migliaia di afferenze, cioè di informazioni diverse. Altre cellule hanno forme completamente diverse e quindi naturalmente svolgeranno funzioni in circuiti molto diversi l'uno rispetto all'altro. Ora, per capire questi circuiti, quindi, abbiamo bisogno di strumenti che vadano oltre, per esempio, questa grande rivoluzione della reazione nera di Golgi. Golgi ha visto i neuroni, ma ne poteva vedere solo l'1%. E allora, recentemente, è stata inventata una tecnica che si chiama Brainbow, dove praticamente, come fosse una variante in Technicolor a colori della colorazione di Golgi, riusciamo attraverso tecniche avanzate di ingegneria genetica a fare esprimere delle proteine fluorescenti di colori diversi in quantità diverse nei diversi neuroni, per cui vedete che ciascun neurone adesso è colorato, quindi li possiamo colorare tutti, non solo l'1% come faceva Golgi, ma ciascuno ha un colore leggermente diverso e quindi vedete che già anche nel groviglio, che prima era completamente diciamo indecifrabile, adesso riusciamo a distinguere dei prolungamenti di colori diversi e quindi sono riconducibili, come si vede per esempio qui, ciascuno alla sua cellula di appartenenza. Ora, questa tecnica ha fatto molto scalpore quando è stata messa a punto e in effetti ha delle applicazioni straordinarie, però già da questa immagine vedete che in realtà diverse cellule possono avere più o meno lo stesso colore e quindi non è univoco, diciamo, il rapporto che c'è tra il colore di un dendrite o di un assone e l'appartenenza alla sua relativa cellula. Quindi c'è ancora una ambiguità. Dobbiamo
Quindi considerare altri tipi di tecnologie, e vi farò vedere appunto tecniche che ci permettono di visualizzare tutti i neuroni nel cervello di un animale. Ora, uno dei problemi per comprendere il funzionamento del cervello riguarda un po' le scale su cui questi fenomeni e queste forme si articolano. Se prendiamo l'intero organo, il cervello, diciamo, ha dimensioni dell'ordine della decina di centimetri, e su questa scala noi possiamo fare misure, per esempio, con la risonanza magnetica funzionale, dove con risoluzione dell'ordine del millimetro nello spazio e del secondo nel tempo, possiamo monitorare l'attività di certe aree corticali. Quindi questo è un tipo di misura non invasiva che può essere fatta su un soggetto che svolge determinate funzioni come l'ascolto o la visualizzazione di oggetti, la lettura, eccetera, e quindi ci permette, attraverso segnali legati al livello di ossigenazione del cervello, praticamente di individuare le aree attive in rapporto allo svolgimento di queste funzioni. La risoluzione però della scala del millimetro non è sufficiente a visualizzare i circuiti, appunto, e noi vorremmo individuare i singoli neuroni coinvolti in una certa funzione e le reti che si formano. Dobbiamo quindi scendere nelle scale dimensionali utilizzando tecniche di microscopia sempre più potenti. Scendiamo nella scala dei centimetri o millimetri, quindi abbiamo l'istologia, che come vi ho fatto vedere può farmi osservare, per esempio, le cellule, i corpi neuronali a seconda delle colorazioni. Per vedere i singoli neuroni possiamo utilizzare tecniche di microscopia come la microscopia confocale o la microscopia a due fotoni. Questo è un disegno di Golgi e questo è un neurone dell'ippocampo osservato oggi mediante microscopia a due fotoni. Osservate che meraviglia, diciamo, perché questa tecnica ci permette di osservare questi neuroni anche in vivo, quindi senza la necessità di prelevare una fettina di tessuto, fissarlo, quindi ucciderlo. Scalando, queste tecniche hanno una risoluzione sufficiente a permetterci, questo è un dendrite, una porzione di un dendrite, vedete che sulla scala delle centinaia di micron adesso cominciamo a vedere le spine dendritiche. Ciascuno di questi piccoli, espansioni sono spine dendritiche, cioè punti su cui questo neurone riceve contatti da altri. Bene, quindi il neurone riceve informazioni e ciascuna di queste spine è il punto in cui si forma una sinapsi. Per vedere le sinapsi nel dettaglio massimo dobbiamo ricorrere alla microscopia elettronica. Quindi qui vedete che scendiamo su scala nanometrica e quindi la microscopia elettronica mi permette di vedere, per esempio, fino alle vescicole del neurotrasmettitore in una sinapsi. Ora, questa tecnica può essere implementata per mappare a livello tridimensionale i circuiti, per esempio, o facendo meccanicamente, come state vedendo in questo filmato, delle fettine di tessuto nervoso che formano un nastro che praticamente è una sezione seriale e quindi poi analizzate separatamente, vengono raccolte qui in un retino per il microscopio elettronico, costituiranno un filmato che è una sequenza tomografica, no? delle diverse porzioni individuate in ciascuna fettina. Un'altra tecnica sviluppata di recente, che vedete qui, è la tecnica focus ion beam, dove praticamente si utilizza un fascio di ioni gallio per provocare una abrasione di pochi nanometri sul campione, e quindi qui abbiamo visto una sequenza nella quale osserviamo il procedere dell'immagine sulla superficie, via via che questa superficie viene fatta avanzare, anziché tagliando meccanicamente, come nel filmato di sinistra, eliminando strati di pochi nanometri di tessuto attraverso appunto il fascio di ioni gallio. Queste tecniche sono estremamente avanzate, vi faccio vedere quello che viene fatto, questo è il gruppo che è più avanzato da Harvard, il gruppo di Jeff Lichtman, che lavora in questo campo da molti anni. Quello che vedete qui è un pezzetto di corteccia di topo, prima osservato al microscopio confocale due fotoni con questa ricostruzione, e poi questa piccola porzione è stata ricostruita con la tecnica FIBSEM del microscopio elettronico.
Vedete che qui è visibile ogni singolo prolungamento assonico, ogni singolo dendrite, ogni singola sinapsi presente in questa struttura. Questa è la risoluzione delle immagini, vedete queste sferette gialle sono vescicole sinaptiche e quindi a questo livello di risoluzione noi possiamo effettivamente identificare ogni singolo contatto tra un neurone e un altro. Quindi sarebbe il metodo più potente per andare a mappare i circuiti neuronali. Il problema qual è? Il problema è che la ricostruzione di un cervello, anche solo di topo, con questo metodo, a questa risoluzione, con i metodi attualmente disponibili, richiederebbe circa 2 milioni di anni. Quindi, naturalmente, chi lavora in questo campo non ha l'idea di lavorare per 2 milioni di anni, ma piuttosto di accelerare la potenza, aumentare la potenza, la velocità di queste tecniche. Del resto, se pensiamo al sequenziamento del genoma umano, già solo qualche decennio fa era inimmaginabile porsi il problema del sequenziamento del genoma umano e oggi abbiamo strumenti per sequenziare un intero genoma in qualche ora. Quindi è chiaro che l'evoluzione delle tecnologie non preclude che questo approccio tra qualche decennio ci porti in una scala temporale, diciamo, fattibile. Nel frattempo però ci sono altri approcci che altri gruppi stanno utilizzando, in particolare l'imaging ottico, non solo, ma anche l'uso di modelli. Quindi se guardiamo il cervello umano abbiamo a che fare con questo tipo di dimensioni, dicevo 85 miliardi di neuroni, se volessimo ottenere immagini tomografiche avremmo a che fare con circa 3000 terabyte di dati e anche questo è un problema sia pratico che informatico, cioè la gestione proprio di questi dati. I tempi di acquisizione mediante microscopia ottica sarebbero intorno a 8500 anni. Se però scaliamo, quindi passiamo per esempio al cervello di un topo, le dimensioni diminuiscono drasticamente, abbiamo quindi 75 milioni di neuroni, 2 terabyte, gestibile quindi già con i supporti attualmente disponibili, tempi di acquisizione di circa un paio di anni. Noi lavoriamo invece sulla larva di zebrafish. La larva di zebrafish ha un cervello costituito da soli 100.000 neuroni e quindi, come vedete, diciamo molto più abbordabile e che grazie a tecniche che vi mostrerò ci permette effettivamente un impatto molto importante. Però la domanda è, bene, ci sono tanti vantaggi, immagino che già vi stiate chiedendo in che maniera il cervello di una larva può darci informazioni su funzioni e circuiti neuronali complessi che ci portino a un certo punto anche all'uomo. Bene, innanzitutto diciamo che questo piccolo pesce tropicale, forse qualcuno di voi può averlo anche a casa in acquario, il laboratorio offre molti vantaggi, è semplice da allevare, ha un tempo di gestazione breve, circa 2 mesi, e quindi ha una possibilità di manipolazione anche genetica notevole ed ha un'elevata omologia, vedete, circa il 70% con il genoma umano. Quindi molte patologie, grazie alle tecniche di transgenesi, sono state riprodotte dall'uomo a questo modello. Esistono quindi modelli zebrafish, per esempio, per il morbo di Parkinson, come per l'Alzheimer e tante altre patologie umane. Quindi sulla scala molecolare, ma anche fenotipica, tante patologie si mostrano molto simili, se non identiche, nel pesce come nell'uomo. Al microscopio è un organismo trasparente nelle prime fasi di sviluppo, qui vedete lo sviluppo da uovo fecondato per le prime 24 ore, interamente osservabile al microscopio, è un organismo a fecondazione esterna, quindi le uova possono essere raccolte, state vedendo, accelerato, vedete come si può vedere lo sviluppo proprio da singola cellula fino praticamente a un embrione nel quale sono già presenti tutti gli organi, un cuore pulsante, un cervello che si sta sviluppando. E quindi la rapidità di sviluppo, la trasparenza che per noi che lavoriamo in microscopia è fondamentale, ci dà accesso a tutti gli organi dell'animale e la domanda a questo punto è
quanto possiamo imparare. Bene, questo piccolo animale, anche allo stadio larvale, già a 5 giorni, di fatto sguscia dall'uovo a 3 giorni e quindi deve difendersi da predatori, deve procacciarsi il cibo per accrescersi. Quindi già a 5 giorni mostra comportamenti complessi come quello di questo filmato, la predazione. Qui viene individuata una preda, come vedete il pesce, diciamo la larva, la individua, la segue, si allinea perfettamente e la cattura, la mangia. Quindi la predazione comporta tutta una serie di funzioni riflesse, ma anche abbastanza complesse, no? Distinguere una potenziale preda da altri oggetti, tracciarla, seguirla. Quindi abbiamo, ma non solo, la predazione, anche altri comportamenti, riflessi di fuga, la larva deve difendersi da possibili predatori, la fototassi si porta in ambienti con condizioni di illuminazione ottimali, la reotassi, cioè reagisce alle correnti nuotando controcorrente, quindi mantenendo la propria posizione, diciamo, nell'ambiente circostante. Tutti comportamenti che comportano ovviamente la percezione di stimoli esterni, la loro elaborazione e la produzione di una risposta. Quello che è interessante è che dal punto di vista sperimentale noi possiamo controllare queste risposte neuronali, vi mostrerò come possiamo misurarle, e possiamo diciamo, costruire dei sistemi come questo, una realtà virtuale dove un puntino assomiglia molto, no, al paramecio di cui la larva si nutre, viene sottoposto visivamente, vedete che la larva, osservando questo schermo, una realtà virtuale, risponde ai movimenti dell'oggetto con dei movimenti della coda, è immobilizzata alla testa e quindi noi osserviamo il movimento della coda. Per cui sotto un microscopio, adesso la larva è immobilizzata, noi possiamo andare in trasparenza a vedere tutti i suoi neuroni e vedere come risponde ad un determinato tipo di stimolo. Questo, diciamo, è un esempio anche di ricostruzione tridimensionale di tutta la larva, quindi le dimensioni piccole del cervello e non solo, ma anche di tutto l'animale, ci permette di applicare quella tecnica che vi ho detto richiederebbe, diciamo, tempi lunghissimi per il topo. Qui invece noi possiamo ricostruire tutta l'anatomia con risoluzione nanometrica. Qui state vedendo, per esempio, un assone in tutta la sua estensione. Noi però utilizziamo tecniche ottiche, quindi tecniche come la microscopia a 2 fotoni, che è una tecnica a scansione dove un laser viene spostato nel campione eseguendo, come vedete qui, una scansione per produrre l'immagine, e questo è tipico del microscopio con focale o a 2 fotoni. Lo svantaggio di questa tecnica è che richiede un certo tempo per effettuare questa scansione, e allora in alternativa è stato sviluppato il microscopio a foglio di luce, dove, come dice il nome, un foglio di luce, quindi un, diciamo, uno strato sottile, planare, di illuminazione, attraversa il campione. Essendo il campione trasparente, lo attraversa in maniera uniforme, produce fluorescenza se il campione è marcato. Questa fluorescenza può essere raccolta da un obiettivo posto in direzione perpendicolare rispetto al foglio, e quindi in questo caso noi otteniamo, anziché una scansione che può richiedere mezzo secondo, un secondo per un piano, l'immagine viene fatta anche in pochi millisecondi e quindi va da 1000 a 10.000 volte più veloce. Ora, in questo noi ci avvaliamo anche di importanti avanzamenti nella biologia, nella chimica sostanzialmente, cioè l'uso di marcatori fluorescenti. L'imaging funzionale, che a breve vi mostrerò su larve di zebrafish, utilizza per esempio gli indicatori del calcio. Nei neuroni, come in altre cellule, l'attivazione della cellula, che nel neurone è rappresentata da un potenziale d'azione, un segnale elettrico che si esaurisce molto rapidamente, circa 1-2 millisecondi, porta però a un aumento della concentrazione del calcio. Qui tratteggiata è la curva del calcio, diciamo che il potenziale d'azione determina l'apertura di canali del calcio e un aumento enorme della concentrazione del calcio all'interno della cellula che dura per qualche centinaio di millisecondi. Quindi questo segnale è molto più ampio in intensità e lento, quindi molto più facile da rivelare con la microscopia. Sono state prodotte proteine
è questa una proteina fluorescente che di fatto aumenta l'intensità di fluorescenza quando lega il calcio. E qui vedete una larva di zebrafish nel cervello della quale i neuroni esprimono questo indicatore del calcio. Quindi praticamente abbiamo uno strumento diffuso in tutto il cervello, in ogni singolo neurone, per misurare l'attività di questo neurone sulla base di questo aumento del calcio che corrisponde all'attività elettrica. E quello noi lo abbiamo applicato grazie a appunto tecniche di foglio di luce e microscopia a due fotoni, per esempio per mappare l'attività dei neuroni in condizioni di tipo patologico, cioè a seguito di trattamento con agenti chimici che inducono convulsioni di tipo epilettico. Questo è un modello chimico dell'epilessia umana utilizzato per lo studio proprio dell'epilessia, dei suoi meccanismi neuronali e anche per la messa a punto di farmaci antiepilettici. Qui vediamo come praticamente riusciamo a mappare, vedete in giallo, i neuroni più attivi durante un episodio di tipo epilettico. Riusciamo a mapparli in tutto il cervello dell'animale, individuando le regioni dove questa convulsione ha l'effetto maggiore. Qui si osserva un episodio di tipo convulsivo e vedete come riusciamo a monitorare contemporaneamente il movimento della coda e l'attivazione dei neuroni. Vedete come aumenta la fluorescenza nel cervello dell'animale. Qui ovviamente in questo momento l'immagine non ha la risoluzione per evidenziare l'attività di ogni singolo neurone, ma è molto chiaro che il reporter ci permette di osservare l'attacco epilettico, e questa è una misura quantitativa dove vediamo proprio gli spike di attività legati ad ogni episodio convulsivo. Il metodo e la larva di zebrafish si presta ad essere reso parallelo, quindi quelli che si chiamano approcci high throughput, cioè vedete molti pozzetti, ciascuno con una larva, sottoposti a diversi tipi di trattamento farmacologico per andare ad individuare quel tipo di farmaci che, per esempio, come si vede qui, aboliscono le convulsioni. Qui si vede la larva in preda alle convulsioni, si muove in tutto il pozzetto con un'attività cerebrale evidenziata da un aumento della fluorescenza. In altri pozzetti invece il trattamento farmacologico ha impedito le convulsioni. Potendo fare questo screening su centinaia o migliaia di composti chimici facilita molto la scoperta anche di nuovi farmaci antiepilettici, quindi con applicazione già di tipo farmacologico per l'uomo. Adesso però passiamo sulla scala veramente della misura dei singoli neuroni. Vedete qui applicato il microscopio a foglio di luce. In questo filmato, come mostrato qua in alto, noi scorriamo nel volume piano per piano del cervello dell'animale e possiamo praticamente andare a misurare con l'indicatore del calcio, vedete, l'attività di singoli neuroni. Adesso ciascuno di questi pallini è effettivamente un singolo neurone. Quindi noi vedete qui su diversi piani, su 10 piani del cervello della larva, stiamo osservando in tempo reale l'attività dei singoli neuroni. Questi flash che voi vedete sono onde di attivazione, in certi punti si osservano delle attività oscillatorie e quindi ognuno dei 100.000 neuroni in questo momento ci dà informazione su quello che sta facendo, diciamo sul suo stato di attività. E allora, come dicevo, la realtà virtuale ci può permettere, per esempio, vedete qui viene sottoposto uno stimolo visivo alla larva e si va a monitorare l'attività mediante fluorescenza e si vede che quando le barre cominciano a muoversi, adesso diciamo faccio partire il filmato, questa è attività spontanea, poi vedrete muoversi le barre, che significa uno stimolo visivo per la larva, e vedete come immediatamente larghe aree del cervello vanno ad attivarsi. Allora noi abbiamo fatto recentemente degli esperimenti sulla elaborazione dell'informazione cromatica, quindi dei colori. Queste larve per esempio mostrano un comportamento di spiccata diciamo evitazione dell'UV. Quindi in questa piastra abbiamo praticamente diviso due illuminazioni, da una parte il rosso che è mostrato, dall'altra c'è l'UV che non si vede. E vedrete che le larve si raggruppano, stanno sempre
dalla parte con il rosso, cioè scelgono. Bene, vedete come si spostano immediatamente quando noi invertiamo la direzione, va bene, si spostano sempre dalla parte del rosso. Un comportamento potremmo definire cromotassi, cioè preferenza cromatica. Allora facciamo un esperimento dove montiamo la larva in un microscopio a due fotoni e la sottoponiamo a degli stimoli luminosi. Per esempio, vedete qui un flash rosso. Disposta al flash rosso, vedete che certe cellule si attivano. Questo è il tetto ottico, una porzione del cervello che riceve le afferenze visive direttamente dalla retina e dove quindi ogni neurone è visibile distintamente e possiamo misurarne l'attività. Allora abbiamo fatto questo tipo di misura. Abbiamo stimolato alle lunghezze d'onda dei coni. I pesci, a differenza nostra, hanno una retina tetracromatica. Noi percepiamo il rosso, il verde e il blu. Loro invece hanno anche una percezione dell'UV molto buona. E quindi quello che vediamo è che possiamo stimolare quattro lunghezze d'onda diverse e abbiamo quindi costruito un sistema per sottoporre alla larva stimoli di colori diversi mentre col microscopio a due fotoni monitoriamo l'attività neuronale. Quindi questi sono gli spettri di assorbimento dei coni e vedete che abbiamo associato su ciascun picco un LED che permette di produrre dei flash colorati. Quindi diamo questi stimoli visivi e andiamo a misurare, diciamo, la risposta piano per piano, quindi in tutto il volume del cervello dell'animale. In questa immagine vedete praticamente sei piani monitorati durante l'applicazione di questi stimoli di quattro colori come mostrato dai puntini colorati che compaiono. Vi è difficile apprezzarlo, ma in corrispondenza di ciascun colore alcuni neuroni vengono attivati. Quindi per esempio qui noi possiamo andare a scorrere nel tetto, vedete come individuiamo, qui erano stati dati 8 stimoli, riusciamo a individuare immediatamente quelle cellule che rispondono in maniera molto forte agli stimoli. Quindi abbiamo messo a punto un sistema di automatizzazione perché naturalmente vogliamo analizzare tutti e 100.000 neuroni, per cui qui vediamo un piano del cervello della larva, che ingrandito si possono vedere molto bene i singoli neuroni. Abbiamo un sistema, un software che segmenta l'immagine, cioè riconosce automaticamente ogni singolo neurone e qui vediamo il singolo neurone, mi permette di misurare la fluorescenza. Qui vedete per esempio un neurone che risponde chiaramente agli stimoli UV indicati in magenta. Qui vedete tre picchi che corrispondono perfettamente ai momenti in cui è stato inviato, diciamo, il flash UV. Naturalmente abbiamo messo a punto un sistema matematico di analisi dove per esempio riusciamo ad individuare specificamente neuroni che rispondono a ogni colore. Quindi qui è mostrata una traccia di un neurone che risponde al colore viola, che è qui indicato in verde, questo risponde al blu, questo risponde al rosso. Vedete come queste risposte siano estremamente nette, pulite, cioè nel cervello, in tutti i 100.000 neuroni, noi siamo riusciti a mappare quelli che rispondono a uno o anche a più colori, con questo metodo molto semplice di stimolazione. E quindi qui vi faccio vedere, non si vede benissimo, però diciamo riuscite a apprezzare la distribuzione di queste cellule. Praticamente abbiamo mappato in tutto il cervello dell'animale tutti i neuroni che rispondono all'UV, al viola, al blu e al rosso. La cosa interessante è stata osservare che questi neuroni sono distribuiti non solo nelle aree prettamente visive, dove chiaramente uno si aspetta l'arrivo di queste informazioni e la loro elaborazione, ma anche in, diciamo, aree come il cervelletto, il midollo allungato, addirittura il midollo spinale. Cioè qui vediamo neuroni in tutto il sistema nervoso centrale, il che significa che stiamo vedendo le popolazioni che costituiscono circuiti responsabili di risposte comportamentali. Basti pensare che nel midollo ci sono i motoneuroni che innescano la contrazione della muscolatura della coda, quindi il movimento della larva. Per cui stiamo mettendo, diciamo, le basi, no, per andare a mappare quei circuiti che portano l'informazione cromatica dei diversi colori in tutto il cervello e fino a una attuazione comportamentale.
Ora, naturalmente, e concludo con queste ultime osservazioni, per poter studiare circuiti, la tecnica di visualizzazione che vi ho appena mostrato è estremamente potente, importante, ci permette di mappare, ma vorremmo anche avere a disposizione una tecnica di tipo perturbativo. E quindi ci sono vari approcci, uno basato sempre sul laser, l'ablazione laser. Cioè noi possiamo andare ad irradiare un neurone con una potenza sufficiente a causare un danno, che però è circoscritto, quindi limitato al neurone selezionato. In questo filmato noi vediamo praticamente il tetto sottoposto a stimoli visivi, quindi due colori in questo caso. In questo momento poi, in corrispondenza del fulmine, diciamo, questo neurone è stato sottoposto a una perturbazione che lo inattiva, e quindi vedete che se guardiamo per esempio un certo numero di cellule, 4 qui, che cosa succede? Nel neurone che è stato irradiato, vedete, le risposte prima dell'irradiazione sono normali, poi qui avviene la perturbazione, l'ablazione laser, e da questo momento in poi il neurone non risponde più. Cellule adiacenti, per esempio, invece, vedete, possono continuare a rispondere, quindi il danno non è generalizzato, ma in altre cellule la risposta viene meno. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che questa tecnica ci permette di mappare le connessioni, cellule a valle del neurone che è stato danneggiato, naturalmente smetteranno di rispondere a seguito del danneggiamento del numero 1. E quindi una tecnica di tipo perturbativo che consente di mappare i circuiti andando in sostanza a danneggiare un punto e vedere poi tutta la cascata a valle in che modo si comporta. Un'altra tecnica estremamente importante è quella dell'ottogenetica. L'ottogenetica è un metodo che si basa su proteine che sono canali di membrana sensibili alla luce. Quindi vedete, la prima è stata scoperta, è la channel rhodopsina, è una proteina canale che quando viene illuminata con luce blu a 470 nanometri apre un canale del sodio e causa depolarizzazione della membrana, quindi può innescare un potenziale d'azione. Esistono altre proteine come questa, la alorodopsina, che invece pompano ioni negativi all'interno della cellula, quindi la iperpolarizzano. Per cui la channel rhodopsina è un induttore ottico di attività elettrica, mentre la rhodopsina è un inibitore ottico, cioè noi possiamo controllare con un laser di lunghezze d'onda diverse, quindi nel blu eccitiamo e nel giallo inibiamo l'attività, e possiamo in questo modo controllare il potenziale di membrana dei neuroni. Quindi il sogno, diciamo, che stiamo perseguendo è quello di combinare con la visualizzazione dell'attività neuronale che vi ho appena fatto vedere, anche il controllo ottico. In quel punto diversi laser potranno essere utilizzati, alcuni per l'imaging funzionale, il monitoraggio dell'attività neuronale, altri per indurre o inibire l'attività. E quindi anziché andare a perturbare, diciamo, in modo demolitivo come nell'ablazione, potremo sondare i circuiti per via interamente ottica. Vi ho mostrato un esempio di un cuore sempre di zebrafish che pulsa, esprime la rhodopsina, proteina inibitoria, per cui quando viene illuminato, ecco qua, vedete che si arresta l'attività e appena l'illuminazione cessa, l'attività riprende. Quindi, in conclusione, quello che ho cercato di mostrarvi in tutto questo percorso è che abbiamo oggi degli strumenti ottici, ma derivati anche da sviluppi di carattere chimico e biologico, tutte queste sonde e possibilità di marcare il campione. Abbiamo un modello animale come la larva di zebrafish che ci permette di osservare tutto il sistema nervoso centrale, quindi tutti i 100.000 neuroni, monitorandone l'attività e controllandola anche mediante tecniche di ottogenetica, e quindi abbiamo la speranza, abbiamo le tecnologie in sostanza per andare a mappare finalmente, almeno in un organismo così semplice, i circuiti, cioè le forme, e come poi anche queste si, diciamo, rimodellano nello sviluppo, per esempio, o nell'apprendimento. Con questo voglio ringraziare voi per l'attenzione
e in particolare gli studenti Chiara Fornetto e l'Apo Turrini, che negli anni hanno fatto tutti gli esperimenti che vi ho mostrato, l'Apo la parte dell'epilessia e Chiara la parte della stimolazione con i colori. Questo lavoro è frutto di una collaborazione tra il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e il LENS, dove abbiamo tutta la strumentazione, le microscopie avanzate che vi ho mostrato e che ci permettono questo tipo di osservazioni. Grazie e arrivederci.